ragazzi, io sono Alghisius e buon Natale, e visto quando uscirà questo video, buon 2017 a tutti ragazzi. Allora, volevo avere 2 minuti per parlare con voi, se non vi dispiace. Come avrete potuto capire dal video, ho intenzione di prendermi una pausa da YouTube. Questo perché? Perché voglio godermi le vacanze di Natale. Perché quando rientrerò sarò comunque pieno di cose da fare e avrò pochissimo tempo. La programmazione dei video sarà un po' particolare, ho intenzione di pubblicare pochissimo, ho intenzione di pubblicare appena Mega Man. Questo per il semplice fatto che Mega Man è una serie che io registro, e invece Roma, che ringrazio sempre tantissimo ragazzi, non sapete quanto gli rompo le scatole, perché lui deve montare il video e fare la miniatura, ma voglio che siano fatte bene queste cose. Il più delle volte ci stiamo mezz'ora dietro la miniatura. Farei prima a farla io, ma voglio che impari anche lui, perché sono comunque cose che potrebbero servire nella vita. Io la penso sempre così, YouTube è iniziata così per me. Il secondo motivo, che è anche quello un po' più importante per cui ho intenzione di prendermi una pausa, è YouTube. Con YouTube mi sono accorto che sono 2 anni ormai che sono su questo social, e mi sono accorto di una cosa, di un problema grandissimo, e che sarebbero le visualizzazioni. Qual è il problema di YouTube? È che voi potete anche avere, come nel mio caso, 400 iscritti, o come nel caso di Diso 163, ma la maggior parte dei vostri video non farà mai 163 visual. Io ho 400 nel mio caso, e io dico va bene, ci sta, non a tutti può piacere Mega Man, non a tutti può piacere la Nuzlocke, e soprattutto la cosa che su cui il mio canale si incentra sono le serie. Adattarmi a YouTube sarebbe modificare troppo il mio canale è fatto per farvi divertire attraverso le serie. Io porto delle serie, so che comunque ci sono 60-70 persone che i miei video li guardano volentieri, ed è la cosa che mi fa stare meglio, tra virgolette, perché so che comunque per 60-70 persone, indipendentemente dal video che faccio, questo lo seguono. La cosa che però veramente fa specie è che è una cosa che non capita solo a me, ma capita a tutti. Vogliamo fare un esempio, vogliamo parlare di, che ne so, Diso ha iniziato a portare una serie, le sue visualizzazioni da 200 sono calate a 20, è una cosa veramente sconvolgente. Surreal Power, non appena fa una serie, da 2 milioni passa a 200-400 mila views, sono pochissime rispetto ai suoi iscritti totali. Cioè ragazzi, è una cosa sconvolgente quello che c'è su YouTube. Io vorrei che YouTube se ne rendesse conto, non si può andare avanti così. Io lo dico perché non monetizzo nessuno dei miei video, ma è deprimente vedere che hai 400 persone che ti seguono, ma effettivamente 20 sono quelle che sono effettivamente affezionate a te, o 50, quelle che volete, insomma. Sì, ho deciso che per un po' pubblicherò video meno spesso, anche perché ormai YouTube sta diventando quasi un obbligo, nel senso, sì, lunedì devo fare Mega Man, mercoledì esce la Nuzlocke, sabato invece video random, tipo Undertale o qualcos'altro mi viene in mente, Hearthstone, ma è così ragazzi, non vi preoccupate adesso, non voglio far preoccupare nessuno, io non ho intenzione di chiudere questo canale o di smettere di fare video, assolutamente no, voglio solo prendermi una pausa per riflettere, insomma, su effettivamente cosa fare per migliorare. Se questa è l'unica via, allora continuerò a seguire questa, far divertire quelli che veramente mi seguono perché li faccio divertire. Se invece scoprirò che c'è un modo migliore per far effettivamente divertire tutti quelli che vengono a fare un salto sul mio canale, allora tenterò di migliorarmi. È anche un problema sotto questo punto di vista. Sono io che sbaglio, è YouTube che ha una politica sbagliata. È questo il fatto, ragazzi. Quindi, in definitiva, ragazzi, sì, ho deciso di prendermi una pausa. Praticamente dopo i miei highlights, no? A cui ho dedicato parecchio tempo e spero anche che vi siano piaciuti. Quanto durerà questa pausa non ne ho la minima idea. Comunque non preoccupatevi, mica mi hanno intenzione di continuarlo e di finirlo. E sicuramente voglio portarvi Outlast 2 non appena uscirà il gioco completo. Ma sostanzialmente ho bisogno di tempo per pensare e per riflettere sul da farsi.
Come vi ho detto, non ho intenzione di chiudere il canale, assolutamente no, è stata e sarà sempre la mia più grande soddisfazione sul tubo che vi ho portato il videogioco che rappresenta di più per me, cioè Mega Man, e aver visto quanto, veramente quanto avete apprezzato il 3. Forse ero abituato a quegli standard lì, ho fatto 3000 visualizzazioni con un video, ho detto Dio, 3000 visualizzazioni con un solo video di Mega Man, ho detto cioè non me lo sarei mai aspettato. E poi vedendo infatti che la serie effettivamente andava un po' calando, mi sono un po' detto gnè. Ah ragazzi, se per quelli di voi che si saranno, che a cui importa veramente di me, vi chiedo un favorone, condividete a chiunque, a chi volete, secondo voi, il video che mi rappresenta di più. Mi servirebbe effettivamente per capire quale strada devo percorrere per migliorare. Quindi ragazzi, condividete il video che mi rappresenta di più secondo voi, a vostro parere, con chi volete, con i vostri amici, con il vostro papà, con i vostri genitori, con chi ne avete voglia ragazzi, con chi ne avete voglia. E noi come al solito ci rivediamo in un prossimo video. Ricordate, il canale non è morto, assolutamente, il canale, anche se un giorno, perché arriverà quel giorno, io smetterò di fare video, il canale rimarrà lì per far apprezzare a tutti gli altri le serie che abbiamo condiviso insieme. Auguro ancora un bellissimo Natale, non avevo ancora avuto modo di darvi gli auguri come si deve nell'highlights, perché non stava tanto bene interrompere l'highlights per dirvi buon Natale. E soprattutto vi auguro un bellissimo 2017. Passate delle vacanze strepitose e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Quindi bella ragazzi.